Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabbo, il canale per chi è nabbo. Oggi signori siamo di nuovo qui su PES 2017, attenzione! E guardate lì quanti GP abbiamo, tipo 40.000 GP. E mi hanno consigliato oggi di fare un bel ball opening sulla gente di Minanda. Attenzione, perché Minanda? Perché ci sono le leggende del Barcellona fino a giovedì e c'è la possibilità di trovare Ronaldinho o Rivaldo. Io, a me piace un sacco Ronaldinho, io quando ero piccolo il mio mito era Ronaldinho, quindi cercheremo di puntare a Ronaldinho oggi, però se dovessimo trovare Rivaldo naturalmente non ci farebbe neanche schifo. In più ieri ho giocato la competizione com per vincere un agente speciale per il campionato spagnolo. Quindi oggi andremo a spacchettarci anche quello, però come diavolo facciamo a prendere un pallone nero? È una cosa impossibile con 0,7%, ma noi ci proviamo. Che ne dite? Iniziamo? Dai, oggi siamo carichi. Fai così. Dacci un bel Ronaldinho. Andiamo a fianco a loro, ma si può. Ma chi è? Ma muori, ma va. Aggiungi a membri my club, Borja Iglesias. Ah no, è qua per Ronaldinho, è qua. Li hanno messi, mi hanno detto, in posizione. Ecco, vedi, il trequartista. Rivaldo. Va bene, dai, ci proviamo. Possiamo farci quattro giri, Iniziamo col primo, vai! Quando schiacciamo? Quando? Adesso? Ma sì, dai. Attenzione che becchiamo l'oro! Non è male. È già qualcosa. Chi è? Faccelo vedere. Ma chi è? Un mediano con Alonso. Vabbè, un mediano ci può servire. Aggiungi a membri. Buono. Vai subito con un altro. Così. Vai. Schiacciamo prima questa volta. Dai, però dovranno finire questi argentoni. Chi è? Attenzione, Aquilani, centrocampista centrale. E va bene. Aggiungi a me prima il club. Proviamo con un altro, dai. Gli ultimi due. Quando schiacciamo? Quando? Quando passano gli argenti? Adesso. Minchia, non finiscono più questi argenti però, che cos'è? Chi è questo? No, Selnis. Non so manco come si pronuncia. Ma non ce lo darà mai a noi un giocatore così. Ronaldinho, maledetto, un altro argentone, non è possibile. Mulumbu. Chi? Mulumbu. Mamma mia. Che ne dite? Ci mettiamo a posto la squadra e ci proviamo una partitina nella nostra divisione? Ma sì. E la nostra squadra, ragazzi, si presenta così. Proviamo. Ho fatto una via di mezzo. Ho provato Dunalong, il nuovo che abbiamo preso adesso. Aquilani, che abbiamo trovato adesso, giusto per vedere come sono, come si muovono, come tirano. Ho portato qualcuno nelle riserve, come il portiere, perché magari ci servirà il portiere. E il nostro mitico Aluriz in attacco, con Teio, Eder, no, Falchina. Va bene, dai. Proviamo a cercarci qualcuno e vediamo come va. Oh, Santi Pasta 90. Che cazzo di nome è? 566, noi 513. Va bene, vediamo. Anche lui ne ha vinto. Non ne ha perso un paio. Va bene. Caloroso saluto a tutti voi. Siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Ciao a tutti da Fabio Canessa. Bella Fabio! Luca Marchegiani. Grazie Fabio.
Mi auguro di assistere a una bella partita. Dai. Vai che c'è Aduriz. Vai che c'è Aduriz. Non si ferma nessuno. Aduriz con il cross. Non è possibile però, ma che cavolo di culo ha questo? Si libera la grande. La casetta è grande. E fa colpire di testa. Mamma mia. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Vai che c'è Bale. Vai così. Mamma mia. Non è possibile. Mamma mia, stavo sforbiciando. Cerca di superare la difesa. Maledetti bastardi. Palla in profondità per il compagno. Oh. Hernandez. Cazzo. Bella portiere. Spazza il pallone. Va a concludere. Oh. Il calcio d'angolo. Pallone filtrante a superare la difesa. Posizione regolare. Se ne va. Attenzione al tiro. Cavolo, l'avevamo toccata. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione. Che culo però. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare. Attenzione che però stavo per fregarlo. Prima o poi riuscirò a segnare così. Prova a Duniz. Cerca spazio. Prova con la palla più grande. Il Cagliari ha cercato l'azione manovrata. Non è possibile. Cazzo di nuovo. Che cazzo di script di merda. Io la voglio provare un'altra. Vediamo come va con la squadra delle riserve. Abbiamo una squadra da 3 stelle questa volta. Eccolo, attenzione! Torn Scripture. Già dal nome capiamo come va. Però lui è 4.40, noi 5.04. Questa possiamo giocarcela. Questi potrebbero essere i nostri 3 punti per arrivare in divisione 8, ragazzi. Caloroso saluto a tutti voi. Siamo in attesa del... Ciao Fabio! Ancora un po' di pazienza e si comincia. Provala. Riceve un pallone interessante. Guardalo. Come ha fatto? L'ha spinto il mio, l'ha calciato la palla, poi gli ha dato una spallata. Come vuoi che abbia fatto? Sì, non farmi le schiene, guarda che non hai capito niente, ragazzi. Sergio Roberto cerca spazio. Cavani! Vai! Occhio alla conclusione! Il pallone è dentro! Spazio per affondare! Cavani! Parala! Mamma mia! Prova la giocata nello spazio. Lancia il compagno nello spazio. Occasione! Bella! Vigila un po'. Fagli sentire la presenza. Guarda che numeri! Cerca spazio. Palla in profondità per il compagno. No! Ha provato il tocco. Colpa mia! Non volevo fare il pallonetto, ma pensavo uscisse il portiere. È stato davvero un gran bel gol. Prova il filtrante. Parala! Mamma mia, che missile! Prossimo arrivo! Prova al volo! Bella parata! Questo è il classico uomo squadra! Vedi? Anche lui quando fa un paio di passaggi! Quella è la mia paura, che se non segniamo poi questo ce ne fa 5 o 6 a secondo tempo! Provala! Teio! Questa adesso è una seria ipoteca su. Va bene. Questa era buona. La squadra si è mossa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Passaggio in avanti. Prova a passare. Perché stare avanti? Pallone profondo. Se ne va. Tocco preciso. E trova il compagno. Da lì può concludere. E c'è il gol. Merda, ok. Cazzo. Atteggiamento positivo in questo secondo tempo. Subito gol. Per il taglio in mezzo. La mette in mezzo e va a colpire di testa. Mamma mia. Ottima l'azione. Palla intercettata. C'è spazio per calciare. Perché l'hai caricata tutta? Vuole la profondità. Vai col pallone. Porca puttana. Ottima idea. Fai partire il ritmo, quello giusto. Dai una volta, vai. Non è possibile. Ma non è possibile, come cazzo fa, l'ho schiacciata per terra apposta e questo portiere è riuscito a pararmela. Ma chi sei?
infiltrate. Addio. Adesso dimmi che è fuori gioco. Eder. Vuole la profondità. Guarda che numero. Guarda che numero. Niente. Poi perché di sinistra? Come deve spiegare perché ha tirato di sinistra? Ottimo il fraseggio. Ottimo se si toglieva dal cazzo. Eder. Grande intervento in copertura. Quanto lo Eder gli rescindiamo il contratto. Eder lo mandiamo via. A Eder lo mandiamo via, cazzo. Vuole la profondità. Eccolo il triplice fischio. Voglio rescindere il contratto di Eder. Però non fa. Però abbiamo vinto. Abbiamo vinto 4-2, ragazzi. Questo significa che siamo arrivati in divisione 8. Faccelo vedere. Dai che la guardiamo la divisione 8. Certo che vogliamo andare alla prossima stagione. Fai così. Sei stato retrocesso in divisione 8. Perché? Divisione 8, questa è la prima di 10 partite della stagione. Per rimanere nella divisione dovrei ottenere 9 punti. Per guadagnare la promozione dovrei ottenerne 12. Questo vuol dire che dovremmo vincere 4 partite su 10. Cosa insensata, che non riusciremo mai nella vita forever. Però noi ci tentiamo. Quindi ragazzi, diciamo che per questo episodio è tutto. Abbiamo fatto un bel ball opening che non abbiamo trovato nessuno, però 5 li abbiamo trovati. E niente ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, per aver gioito e sofferto insieme a me anche oggi su questo PES 2017. Siamo arrivati in divisione 8, è da qui che ripartiremo con il prossimo episodio. Io ragazzi vi saluto ancora, vi ringrazio, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, ricordatevi che è importante. E niente ragazzi, ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi. Ciao ragazzi! Ti morisse il cricetto, maledetto. I nostri nabi si presentano con il classico 4-3-3 con la punta un po' più avanzata rispetto ai due esterni di attacco, con un trequartista dietro le punte e un mediano e un centrocampo praticamente sulla stessa linea, con 4 difensori e il portiere che naturalmente sta in porta. Mentre l'altra squadra si presenta con un modulo che sicuramente li condurrà a una amara sconfitta. Portiere! Bell'intervento. Ma che cazzo è? Sei da solo, la devi prendere! Nacho Fernandez, figlio di allontana la pallone. Non sono arrivati. Dai, guarda come fa Scatti, però. Si libera la grande. Oh, non ne fa uno, non ne fa. Vaffanculo! Mi chiamo. Pronto? Sì, chi mi cerca? Sì, tutto bene. Come mai? Sì. No, ok, grazie mille. Ma cosa vuole Media Shopping? Fa culo Media Shopping. È una squadra da tre stelle. Cercalo. Guarda tutti con le frecce giù. Ma quanto siete merde.